Ragazzi, ragazze, ed eccoci qua in un nuovo video spacchettamento per il mio compleanno. Oggi avremo qua una, appunto, mia sorella Alice. Ciao! È la mia, appunto, sorellina che mi aiuterà. Oggi per il mio compleanno ho chiesto dei regali e appunto delle cose che voi adesso vedrete. Apriremo il pacco e... Sì, mi aiuti? Aiuta, hai visto? Rompere. Wow! Le ho comprate da due ditte diverse in verità, però dopo ho fatto così. No, guarda, c'è già. Wow! Allora, iniziamo piano. Abbiamo questo. Delle pietre sono da un posto, delle pietre all'altro. Allora, qua c'è il libricino della Florite, che appunto è dopo, non è ancora ora. E ora apriamo questo. Ali, mi aiuti molto piano. Molto piano. Molto piano, perché con le pietre. Oh. Wow! Ecco qua il primo che. Aspetta, c'è scritto? Niente, non c'è Sì. No, scritto, mi no. dispiace. Vabbè, c'è questa pietra. Sì che c'è scritto, credo, No, il perché quello là è degli altri, questo. vieni. Dopo andiamo avanti e c'è questa. Se sapete i nomi, per favore scrivetemi nei commenti. L'ultima, Ali, prendila tu. Allora abbiamo una punta di ametista che adesso apriamo e due pietre appunto di florite, una verde e una più sul viola. Allora inizio ad aprire questa. Vuoi averli fatti qui? No. Che bella, questa qua è una punta di ametista grezza. Ho provato a toccarla, lei è bellissima. Bella. Dopo abbiamo qua la mia florite. L'adoro la florite. Prendi le forbici. Vuoi aprire tu? Allora Ok. adesso apriamo. Qua è lo Mamma. scotch. Ah no, c'è lo scotch. La prossima Allora, a volta. voi vi piacciono le pietre? Qual è la vostra pietra preferita? Io sono la fan delle Tutte e pietre. due sono belle. Che bella! Allora, questa è verde, azzurra, mentre questa è azzurra, viola e bianca. E qua un po' sul rosa. Che bella florite. Allora, queste me le mettiamo qua. Sì. E dopo Mettiamo da continuiamo parte, o no? con un ciondolo a cuoricino in florite, che era appunto così, scusate, ecco qua, così con le righe blu e viola, appunto trasparente. Ciao! Eccolo qui, è bellissimo. E le ultime due pietre, allora questa è gigante. Voi adesso mi chiederete, Greta, no, Greta, prima questa. quella dopo. Vedete, Greta, aiuto, che cos'è sta cosa? Allora, è calcite verde. È gigantesca. Eccola qua. È una roba, una cosa bellissima. È pesantissima, tocca. Sembra scotch sopra, Si perché... sembra come se ci sia dello scotch. Davvero, non riesco a spiegarvi, ma appunto, come vedete, Un pochino lucidata, diciamo. appunto qua dietro è lucidata, qua è grezza. Ma in verità è tutto lucidato, cioè non è lucidato, volevo dire, è tutta grezza, è fatto proprio così. C'è una punta. L'ultima pietra È è normale. quarzo rosa. Comunque ogni pietra, cioè la florite e la calcite e il quarzo rosa, l'ho comprati dalla stessa marca. E appunto si chiamano Questi. le pietre delle meraviglie. Ecco qua, questi appunto tre, perciò questo e la florite, ecco qua il ciondolo. E il quarzo rosa l'ho comprati da appunto un negozio e questi li ho comprati da Un Pietre del Drago. In Italia, del Graziano Visconti, sono davvero una cosa bellissima. Apriamo questa e ve la faccio vedere dal bel vivo. sacchettino. Sì, carino. Eccolo qui. Comunque, come vedete, ogni pietra è grande. Adesso facciamo così. Ecco Tipo, vedete questa e questa. qua, cioè vedete la grandezza. E E questa. questa, vabbè, questa è una cosa
è più grande di gigantesca, tutte. La più grande di tutte. Ma sì, per favore, se sapete il nome di queste due. Questa normalmente ha anche un po' di rosa, mi ricordo. Okay. Cioè adesso non ce l'ha, però normalmente lo dovrebbe avere, almeno così c'è nella questa foto. È bella, perché ha tre colori. Sì, la floretta. Dopo questa, non lo so, perché non c'è nessun biglietto. Però ditemi se vi è piaciuto il video. E sì, questo è il video. Ditemi qual è la pietra che vi è piaciuta di più. Se volete tipo che faccio un video in cui vi spiego sulle pietre, appunto i libricini, perché qua c'è scritto cosa fanno, se calma, creatività e così. E niente, perciò scrivetemi nei commenti se volete questo video e ciao! Ciao!